È stata inaugurata a Firenze, presso la caserma Antonio Fontanelli in Lungarno Soderini, la sezione distaccata del Museo Storico del Corpo della Guardia di Finanza. L'inaugurazione del museo è stata anche l'occasione per presentare la mostra permanente dal titolo La Guardia di Finanza, 2 secoli e mezzo di storia, l'esperienza della Real Guardia di Finanza del Granducato di Toscana. Le origini risalgono al 1774, quando fu istituita la Legione Truppo Leggere nel Regno di Sardegna. La ricerca tra la documentazione dell'Archivio di Stato di Firenze ha permesso di approfondire il legame tra la Guardia di Finanza e la Toscana attraverso la storia del Corpo Speciale Real Guardia di Finanza del Granducato, istituito nel 1840. Qui abbiamo dietro a me delle tre uniformi che danno, diciamo, lustro al periodo, dove i vari storici dei primi Novecento non l'avevano ben identificato, sia il colore che l'uniforme stessa. Tant'è che all'archivio storico, qui a Firenze, è stata reperita sia la stoffa originaria del periodo che tutti i regolamenti e come doveva essere l'uniforme stessa dell'epoca. Molto è cambiato da allora, ma non l'impegno delle Fiamme Gialle per il territorio, la cui storia è raccontata in questa mostra museo. Lungo il percorso vengono ripercorse le tappe più significative delle vicissitudini della storia nazionale nel travagliato e movimentato periodo che sfocerà poi nell'Unità d'Italia, oltre a una specifica sezione che è stata dedicata ai 2 conflitti mondiali. L'ultima sala è completamente dedicata alla Guardia di Finanza di oggi e alla sua odierna configurazione di moderna polizia economico-finanziaria. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Giuseppe Zaffarana.